La gabbianella e il gatto. Quest'oggi è carnevale anche per Piero Proserpio, volontario capo dell'antincendio. Sì, oggi è una giornata di divertimento per tutti, penso che sia meritorio anche fare un giretto per erba, fare un po' di casino. Beh, gli incendi oggi possono anche aspettare, speriamo in bene. Speriamo in bene, perché altrimenti porto tutta quella gente qui a spegnere. Come va la situazione in generale? Ma abbastanza bene, se cambia il tempo sarebbe una bella cosa, ma se va avanti così siamo un po' nei problemi. E allora, la gabbianella e il gatto, che rione è questo a proposito? San Maurizio. Come mai vi siete ispirati al noto film dell'anno? Quello devi chiederlo agli organizzatori, perché io sono solo il trainer. E allora continua a fare il trainer. Sì. Da Oggiano i belli della Proloco presentano il Giardino Incantato. Certo. Sì, siamo noi. Siete i belli della Proloco. Certo, siamo noi. Chissà i brutti allora. Una bella battuta di carnevale. Allora, sinceramente, qualcuno veramente bello c'è. No, qualcuno è bello, anzi la maggior parte, Guarda che bei Tusan, va che sta che è bella. Oggiano il carnevale l'avete già celebrato? Sì, l'abbiamo fatto domenica, sì, il primo giorno, così nel caso dovesse piovere oggi. Vi siete... Siamo sfogati. Insomma, qui rappresentate la Proloco, tra l'altro vedo dei costumi non da poco, sinceramente. Non da poco, sì, ideati dal pittore Giorgio Magni, che sono io. I nostri rispetti. Paesaggio è tutto dipinto da me. E allora, pittore Magni, un breve curriculum. Del carnevale? No, suo. No, mio, vabbè. Dall'istituto d'arte a pittura, scenografia e costumi. Tutto lì. Non si vergogna conciato così? No, mi diverto. Io ho quasi 60 anni, sono 50 anni che faccio il carnevale. Ed è bellissimo. Provare per credere. E ha sempre messo una sua mano artistica, sì, nell'allestimento, sì, dei, sempre, costumi. Sì, sì, sempre. Complimenti comunque. A Carpesino, allora, a cosa vi siete ispirati quest'anno? Allora, a Carpesino ci siamo ispirati in Romeo e Giulietta, ma da ridere, uno scherzo, perché Giulietta e Romeo è una cosa seria, è una cosa tragica. Invece lo abbiamo mutato a sorridere e pensiamo di far ridere anche la gente, no? Una bella parodia, sembra riuscita. Sì, mi sembra riuscita benissimo, con la mia Giulietta, guarda là! La mia Giulietta, quella poi. Povero Romeo, che dopo le darà un bel bouquet di fiori, lei sarà tutta contenta. Bene, il quartiere come va? Il quartiere va bene. Ci vorrebbe un po' più di... non parliamo di politica. Lasciamola stare per oggi. Lasciamola stare. Ciao! Sei buona, quanto ti amo Giulietta, ti voglio bene con quel bouquet qui, e quando la sera mi ricordo che vado a coricarmi, mi corico sotto il letto e vedo bella Giulietta. Quest'anno siamo presenti come melograno alla sfilata di carri, un melograno gigantesco con i ragazzi che servono da chicchi, con l'aiuto dei volontari di Castagna, Carlo e dei volontari abbiamo allestito
questo meraviglioso carro che esprime la nostra, il nostro simbolo, simbolo del Melograno. Scuola Armando Diaz di Oggiono, che cosa rappresentate voi? Gli amici di Leo. Leo è un personaggio che hanno studiato i bambini a scuola dal primo giorno di scuola, e allora noi come papà abbiamo pensato di fargli il carro così. Oggi ce ne sono molto pochi perché l'influenza ha fatto una strage. Ci sono rimasti questi. Scherzo di carnevale ben riuscito. Carnevale. Avete partecipato anche al carnevale di Oggiono? Sì, al carnevale di Oggiono. Bambini erano di più, sta settimana è stato un disastro. Compreso il mio, tutti a casa con la febbre. Pazienza. Almeno voi resistete, mi raccomando. Immancabile, sempre spiritoso, Primo Talamoni a questa manifestazione del carnevale, con te naturalmente il quartiere di Arcellasco. L'oratorio Arcellasco. A cosa vi siete ispirati quest'anno? Ma quest'anno siamo ispirati a streghe e fate. Si dice che è un mondo un po' di malvagi, allora noi con le fate pensiamo di salvaguardare un po' il bene, visto che il male sta per sopraffare il bene, noi vogliamo mettere le fate, chissà che porti bene. Sempre filosofico e anche un po' ironico, Primo. Ma direi che i ragazzi hanno voluto fare un qualcosa di diverso, no? Visto che così pare che il mondo cammini con i malvagi, noi vogliamo camminare con qualche bacchetta magica. Ad Arcellasco come va? Come va il quartiere? Molto bene, devo dire anche che c'è una novità, una primizia. Facciamo una fiaccolata, partiamo da Roma quest'anno, in memoria del Giubileo, facciamo 650 km a piedi. L'ultima settimana d'agosto, l'oratorio di Arcellasco con 70 ragazzi e 40 amici, genitori che ci seguono. Allora vedremo di non mancare. Certo. E per il momento festeggiamo il carnevale. Senz'altro, grazie. Grazie a voi, grazie.
Buongiorno John, la scuola Peslago ci descrive un po' il carro. Beh, sono le tigri del Peslago di Oggiorno naturalmente, no? Grintose al massimo. Perché? Perché le tigri naturalmente di Peslago? Sentiamo. Perché è una scuola un po' particolare il Peslago. I bambini sono molto molto grintosi. Sì. Sì, direi di sì. Ci sono tutti, no? Perché sentivo prima la scuola Armando Diaz dice che sono falcidiati dall'influenza. Infatti, anche i nostri sono falcidiati dall'influenza, però qualcuno l'abbiamo recuperato. I costumi vi siete dati da fare anche voi reduci dal carnevale di Oggiorno. A Oggiorno erano un centinaio, quindi il colore erano 35 carri, sì. Era molto grosso, quindi come grosso. Sì, è stato uno spettacolo grosso, anche la gente. E quindi erba da imparare. No, beh, siamo venuti l'anno scorso, è stato bello e quindi ci siamo tornati anche quest'anno. Inutile che si camuffa Gianni Tonelli, è riconoscibilissimo anche sotto queste mentite spoglie. Insomma, ogni anno faccio il tentativo di non farmi conoscere, ma vedo che è difficile. Beh, finché siamo sulla breccia fa niente anche essere riconosciuti, anzi è quasi un piacere. Allora, Filodrammatica Il Cigno Paravicino d'Erba, diciamo due parole sul carro. Beh, quest'anno ho voluto far l'Arca di Noè. È un pochettino satirica, vuol toccare un po' anche i nostri politici e nello stesso tempo divertire i nostri bambini dell'oratorio e della frazione. Siete riusciti a coinvolgere tanta gente, tanti ragazzi, spero. Sì, abbastanza. Vedo che l'oratorio ha partecipato bene, noi del gruppo della Filodrammatica abbiamo fatto anche Como, oltre a Erba. Erba sta facendo un bellissimo carnevale, è la fortuna della bella giornata, per cui... Sue parole sull'attività della Filodrammatica. La Filodrammatica c'ha quel momento di pausa invernale perché vediamo di evitare un po' i periodi freddi. Ripartiremo nel mese di aprile, abbiamo una rassegna che ci hanno invitato a Figino e poi saremo in zona, ci faremo vedere un po' con l'appuntamento Excelsior. E... quindi sempre attivi, mi raccomando. Vi aspettiamo alla prossima. Grazie a voi. Allora qui vedo i numeri della tombola, cosa c'è? Cosa c'è? No, guardi. È l'otto, è bello. Oh, quello che sta successo nella parodia, no? Tanto per dire i bambini. Mi sembrava giusto, non poteva mancare un riferimento a Super Enalotto. No, ma è senza polemiche, per l'amor del cielo, tanto per dire, vedi che anche i bambini portano tutti il numero, no? E di conseguenza distribuivamo anche dei. No, dai, distribuivamo anche dei numeri. Raccomandando a quelli che potranno giocare tanti auguri di poter vincere e poi di ricordarsi anche del nostro oratorio che abbiamo tanto bisogno perché abbiamo tanti bambini in Africa da aiutare con qualche bicchiere di latte, certo. Per noi è tutto, guarda, è l'oratorio questo, partecipiamo tutti, i genitori, le mamme, tutti quanti, ci si dà da fare un po' tutti quanti. Io sono forse il più anziano, vedi, sono Pierino, il bambino piccolino. Ma lei non è truccato lei? No, l'anno scorso facevo il pagliaccio, ma mi hanno detto così che ormai ero troppo vecchio per fare quel pagliaccio e loro mi hanno ritrocesso alla prima. Senta come bello scherzo di carne. Questi sono tutti i miei ragazzi di scuola, perché io sono un volontario da 14 anni quando sono venuto via a Milano, da Milano, no? Sono loro, tanto io che mi chiamo il nonno. Ma il nonno oggi è diventato, e domenica scorsa, giù a Opiglio, a domenica scorsa abbiamo fatto tutto il paese e speriamo in una bella vincita miliardaria. Magari i numeri sono all'interno, signori, all'interno del bigliettino. Forza, signori.